sia nei luoghi, diciamo, di collestamento, dove comunque all'inizio della penisola del Sinai, dove c'è ufficialmente qua stiamo operando un lago meraviglioso che si chiama Lanaggio, mica per niente si chiama Lanaggio, ed è un lago che ha la specialità e la particolarità di cambiare colore sette tonalità diverse di azzurro, che in questo lago si possono ammirare dall'alba, che è qualcosa di eccezionale, bellissima. Questo lago è molto salato, c'è molto sale, il Mar Rosso è molto più salato del mare che possiamo avere in Italia, e i cristalli di sale evidentemente si comportano come dei centri di fusione e diffondono quella tonalità di azzurro a seconda dell'angolo con cui la luce solare incide su di essi. È praticamente un fenomeno dovuto alla riflessione, alla rifrazione e alla diffusione, cioè delle bellissime branche, dei bellissimi branchi della fisica, in particolare dell'ottica. Questa località è qualcosa di straordinario. Siamo vicino a Sharm el-Sheikh, vi consiglio di andarci perché è qualcosa di stupendo. Non è appunto la località mondana, dove ci vanno soltanto quelli che vogliono stare vicino la mattina e la sera. È possibile osservare tantissime cose, tantissime chiese, oltre a tante chiese, il monastero di Santa Caterina, oltre a delle moschee, ma dei luoghi straordinari, dei luoghi incantevoli. Ieri siamo stati per esempio nel deserto con il quad, e il deserto, il paesaggio del deserto è qualcosa di affascinante. Fare deserto dentro di sé vuol dire, raggiungere le profondità della propria anima e da lì provare a risorgere, provare a migliorare. Grazie dell'attenzione.